Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo come realizzare una chiusura delle mani, unione delle mani invisibile sul legaccio, come ad esempio in questo cappellino dove abbiamo applicato questo metodo di chiusura, ma anche su questo bellissimo berretto abbiamo applicato la stessa tecnica, la stessa lavorazione che ci ha permesso chiudere, unire il lavoro in modo tale che sembra che abbiamo lavorato in circolare. Per riuscire a far vedere appunto questa lavorazione, qui abbiamo già realizzato i campioncini, sono due campioncini con il motivo punto legacio. Punto importante da andare a ricordare in questa lavorazione è come andare a unire le maglie. Guardate, noi dobbiamo andare a far combaciare da un lato l'ultimo ferro che è stato lavorato. Guardate, vedete che si presentano tutti a diritto. Questo è sul ferro di destra, ad esempio, qui noi a sinistra, scusatemi, abbiamo da un lato ultimo ferro che si presenta a diritto, dall'altro rovescio, e anche qui la stessa cosa. Noi dobbiamo andare a far combaciare le maglie a diritto, guardate, con quelli a rovescio. Questo è il passaggio molto importante per questa lavorazione, perché se noi andiamo a fare il contrario, cioè le maglie a diritto con le maglie a diritto, nel momento in cui andremo a fare unione, si vedrà proprio una linea di unione con le maglie lavorate a diritto. Quindi questo passaggio è importantissimo. Dobbiamo andare a unire le maglie, guardate, con le maglie da diritto con quelli a rovescio. Quindi ora, una volta che abbiamo gli indovinati e messi nel lato giusto, andiamo appunto a vedere questa chiusura invisibile che si realizza semplicemente utilizzando le maglie stesse, nessun altro filo e nessun lago. Ci mettiamo quindi nella posizione per andare a realizzare la chiusura. Qui abbiamo le maglie dritte e qui quelle a rovescio. Ora partiamo subito con il ferro di destra. Entriamo nell'asola, prima asola della prima maglia che si trova sul ferro di sinistra e la spostiamo senza lavorare. Spostiamo in questo modo. Poi con il ferro di sinistra andiamo a cavalcare la maglia appena spostata con la maglia, prima maglia che si trovava sul ferro di destra. Una volta che l'abbiamo cavalcato, torniamo a rimettere al suo posto, quindi noi l'abbiamo rimesso sul ferro di sinistra, l'abbiamo solo spostato, l'abbiamo cavalcata con la maglia che c'era sul ferro di destra e l'abbiamo rimesso a posto. Ora facciamo il contrario, andiamo con il ferro di sinistra a agganciare e spostare la maglia dal ferro di destra senza lavorare e ora con il ferro di destra ci aiutiamo per accavalcare la maglia appena spostata. Una volta che l'abbiamo accavalcata, la andiamo a rispostare sul suo ferro, quindi sul ferro di destra, e così dobbiamo andare a alternare. Di nuovo la stessa cosa con il ferro di destra, andiamo a prendere una maglia dal ferro di sinistra senza lavorare, semplicemente spostando, poi la andiamo a cavalcare aiutandoci con il ferro di sinistra. Dopo averla cavalcata, rimettiamo al suo posto sul ferro di sinistra. Di nuovo, una volta che l'abbiamo fatto, andiamo con il ferro di spostare adesso dal ferro di destra, accavalchiamo la maglia appena spostata dal ferro di destra e la rimettiamo al suo posto dopo che l'abbiamo accavalcato e così dobbiamo procedere per tutte le maglie che dobbiamo andare a chiudere.
Ed ecco qua, così si presenta appunto la nostra chiusura. Guardate, è veramente invisibile. Da entrambi i lati si presenta come semplicemente continuazione del motivo senza la linea di unione, davvero perfetta. Speriamo che questo tutorial vi è piaciuto e che siamo riusciti a spiegarvi tutti i passaggi. Grazie che siete rimasti con noi. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo. In più potete trovarci anche su Facebook, dove ci farebbe veramente piacere vedervi. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.